Buongiorno ragazzi, oggi con questo video vogliamo imparare a moltiplicare due frazioni, però per capire bene il perché di un determinato meccanismo bisognerà che ci arriviamo per gradi. Iniziamo prima a vedere il caso in cui si moltiplica una frazione per un numero naturale. In questo caso partiamo rappresentando l'intero con un segmento verde. E poi andiamo a calcolarne i due terzi. Calcolare i due terzi significa dividere il segmento in tre parti e poi prenderne due. Otteniamo così il segmento, quello rappresentato in rosso, che rispetto a quello verde che è l'intero, quello rosso rappresenta i due terzi. Ora vogliamo moltiplicare i due terzi per un numero naturale. In questo caso vogliamo moltiplicarlo per 5. Quindi prendiamo 5 volte il segmento rosso. Quello che otteniamo è il segmento in rosa che corrisponde a 10 terzi. 5 volte 2 terzi. In pratica, che cosa abbiamo fatto? Per ottenere il prodotto di una frazione per un numero naturale, moltiplichiamo per quel numero naturale solo il numeratore della frazione, mantenendo lo stesso denominatore. Adesso passiamo al secondo passo. Ora proviamo invece a moltiplicare una frazione per un'unità frazionaria. Un'unità frazionaria è una particolare frazione che ha come numeratore 1. Ad esempio, sono unità frazionarie un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto. Ora partiamo da un segmento iniziale che prendiamo come intero. Abbiamo preso un segmento lungo 20 quadretti, vedrete poi, capirete dopo perché abbiamo scelto un numero di quadretti così grande. E a questo punto calcoliamo i due quinti dell'intero e otteniamo il segmento in blu che è lungo 8 quadretti. In effetti 20 diviso 5, 4, 4 per 2, 8. Ora proviamo a fare un quarto di questo segmento, quello pari a 2 quinti. Quindi un quarto per 2 quinti. E otteniamo un quarto di 8 quadretti, sono 2 quadretti. Se adesso osserviamo il segmento in verde ottenuto facendo un quarto di 2 quinti, vediamo che è 2 ventesimi dell'intero iniziale. Questo perché l'intero iniziale era di 20 quadretti, questo ottenuto è di 2 quadretti. Adesso vi spiegate perché ho scelto un intero di 20 quadretti, perché era necessario poterlo dividere sia per 5 che per 4. In sostanza, allora, osservando quest'ultima espressione scritta qua in verde, quando si moltiplica una frazione per una unità frazionaria, basta moltiplicare i due denominatori tra di loro, 4 per 5, 20, mantenendo lo stesso numeratore di partenza. Veniamo ora al caso generale della moltiplicazione tra due frazioni. Possiamo immaginare che la prima frazione, 4 quinti, sia scomponibile in questa maniera, cioè 4 volte un quinto per 6 decimi. Riportiamola qui. Ok. E così ci rifacciamo i due casi visti prima. Dobbiamo quindi moltiplicare la frazione 6 decimi per un quinto e per 4, cioè per un'unità frazionaria e per un numero intero. Ricordando quello che abbiamo visto nei due casi precedenti, basterà moltiplicare il numeratore della frazione 6 decimi per 4 e il denominatore per 5 in questa maniera. E quindi il risultato che otterremo sarà 24 cinquantesimi. Questa frazione è riducibile, ma non lo facciamo adesso perché vedremo poi un modo più semplice, più veloce di moltiplicare, anzi di semplificare prima di moltiplicare, in modo da evitare di complicarci eccessivamente i calcoli. Bene,
Vediamo ora come si procede in generale. Immaginiamo di dover fare 24 sedicesimi per 20 ottavi. In teoria, da quello che avete visto prima, dovremmo fare 24 per 20 e 16 per 8, ottenendo così una frazione che poi semplificheremo. Ma questo metodo non è molto comodo perché ci costringe a semplificare numeri abbastanza grandi. Quindi possiamo procedere semplificando preventivamente in un modo che adesso vi farò vedere. Notiamo che il 24 e l'8 sono entrambi divisibili per 8. Li semplifichiamo quindi tra di loro dividendo per 8. 24 diviso 8, 3. 8 diviso 8, 1. La stessa cosa vale per il 20 e per il 16. Entrambi sono divisibili per 4. Quindi facciamo 20 diviso 4, 5. 16 diviso 4, 4. Ora come numeratori ci sono rimasti 3 e 5 e come denominatori 4 e 1. Seguiamo la regola vista precedentemente e moltiplichiamo tra di loro i numeratori 3 per 5, 15 e tra di loro i denominatori 4 per 1, 4. Così facendo abbiamo ottenuto 15 quarti che è già ridotta ai minimi termini e non ha bisogno di ulteriori semplificazioni. Volendo avremmo potuto seguire un'altra strada e semplificare inizialmente 24 col 16 dividendoli per 8 entrambi, 24 diviso 8 3, 16 diviso 8 2, semplificare poi il 20 e l'8 dividendoli entrambi per 4 e ottenere 5 e 2 e poi moltiplicando 3 per 5 e 2 per 2 avremmo ottenuto lo stesso risultato di prima, 15 quarti. Il procedimento quindi può essere fatto sia in verticale sia in diagonale, può essere fatto anche in più passi, per esempio io qua ho semplificato 24 e 16 per 8, però qualcuno potrebbe semplificarli prima per 2 e poi semplificare ulteriormente i numeri ottenuti ancora per 2 e poi ancora per 2. Se osservate lo schema delle semplificazioni che abbiamo fatto, queste possono seguire linee o diagonali o verticali. Congiungendo queste linee viene fuori lo schema di una farfalla. Ora, per ricordare quali semplificazioni sono consentite e quali no, finché voi semplificate in verticale o in diagonale, seguite le linee delle ali della farfalla. Ma se voi tentaste di semplificare in orizzontale, leghereste le ali della farfalla uccidendola. Questo per ricordare, anche se è una cosa forse un po' buffa, però per ricordare la regola che consente solo semplificazioni in diagonale e in verticale, mai in orizzontale, cioè mai semplificare due numeratori oppure due denominatori tra di loro.